ricordo sempre che potete inviare i vostri messaggi, i vostri saluti al 340-321-8806. Viva il gruppo Belluno di Pontebba e il comandante Galvagna. A scriverci è Antonio, che ovviamente manda i suoi saluti qui in diretta dalla nostra emittente. Grazie a mio nonno, l'alpino Antonio Poletto, andato avanti qualche anno fa, che mi ha raccontato tutta la sua esperienza, tornato dalla Russia, sopravvissuto a Nikolaevka. Tridentina, Tridentina avanti, un grido che non ha mai dimenticato. Ti amo, cuore mio, Anna. Quindi insomma i ricordi, i racconti che hanno ovviamente tenuto viva l'alpinità nella memoria di chi magari alpino non è stato. Sono pienamente d'accordo con Zaia, si diceva ripristinare il servizio militare per i ragazzi e le ragazze, insegnare una sana educazione che oggi manca. Prima Vico giustamente ricordava, dietro ogni alpino c'è un potenziale volontario, e questo che forse magari bisognerebbe valutare. Un caro saluto agli alpini di Ponzano Veneto, la Pasquale e i bambini di Ponzano, quindi gioco in casa, in questo caso l'Iraq. E intanto vediamo che qui si sfida in qualunque condizione, perché il bello della giornata è che indipendentemente dal fatto di poter fare i 2 chilometri di tragitto a piedi o meno, si vuole essere presenti, e in questo caso viene a noi a Bassano, abbiamo testimoniato di un caso di un giovane malato di SLA, perché è un mio coetaneo, quindi mi permetto di dire e che ha chiesto di poter essere presente oggi qui. Lui è di Cartigliano e siamo tutti molto curiosi di vedere, perché qualcuno gli ha promesso che lo portava, che lo aiutava, e vediamo se sarà riuscito a realizzare questo suo sogno. Noi glielo auguriamo tantissimo, anche perché vuol dire tantissimo, no? Come traguardi per chi magari sta vivendo questo genere di situazioni, e poi anche l'abbraccio di quella che può essere la città, di quello che può essere il gruppo stesso degli alpini, ha un valore fantastico. E se per caso non ci riuscisse, ci stesse comunque guardando dalla TV, veramente un saluto grande, un abbraccio che arrivi a Cartigliano. Insomma, noi ci abbiamo provato a darvi sostegno, insomma, in questa non è neanche una battaglia, è un diritto, no? Certo. E quindi ci auguriamo tutti di poterci vedere più tardi, magari proprio qui a Treviso. Ecco, mi sto guardando alle spalle qui della nostra postazione, il nostro Lorenzo Rigon sta riprendendo, perché c'è un colpo d'occhio veramente bellissimo di queste camicie degli alpini di Asti, che sono tantissimi, tantissimi davvero, che salutano anche rivolti alla nostra telecamera con le loro camicie, i loro cappelli. Mi voglia quasi quasi di comprarci una camicia a quadretti. Sì, assolutamente, poi sono tornate di moda, mi pare, da qualche anno lì. Bene, perdonateci questa parentesi, ma noi donne lasciate qua in postazione. Sì, tra l'altro forse potremmo lanciare anche un appello ai nostri telespettatori, che poi sono bravissimi e ci rispondono, e mi chiedo dove si acquistano delle camicie così, perché